Sono Maurizio Carta e faccio l'urbanista, ma mi occupo da sempre di questo fertile connubio tra la rigenerazione delle città e le politiche culturali, le politiche creative. Quindi guardando in che modo il disegno della città, la sua rigenerazione, la regolazione delle sue qualità, trovi nelle politiche culturali non soltanto un esito, ma spesso uno stimolo e l'elemento attivatore. Le esperienze in giro per il mondo sono ormai molto consolidate, diciamo, in alcuni casi sono diventate dei paradigmi che applichiamo. In Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, la situazione è molto più complessa. Innanzitutto bisogna partire da un numero, che è la quantità di risorse strutturali per investimenti in politiche culturali oggi possedute dalle amministrazioni. Zero. Oggi questa è la situazione che dobbiamo considerare la situazione di partenza. Sarebbe non soltanto sbagliato, sarebbe colpevole pensare che ancora oggi le politiche culturali possono essere esclusivamente sostenute attraverso risorse pubbliche. Non ci sono. Quelle poche che ci sono hanno bisogno di dare risposte anche ad altri segmenti. Allora la grande sfida per chi si occupa di politiche di sviluppo fondate sulla cultura è di dimostrare che queste politiche sono esse stesse generatrici di valore. Esse stesse genetici di risorse, non soltanto delle buone destinatarie di risorse già assegnate. Questa è la grande sfida. Solo se saremo in grado di dimostrare esempi alla mano e pratiche che attiviamo, che le politiche culturali possono aver bisogno ancora di risorse pubbliche per la fase di start-up, ma poi devono essere in grado di generare quelle risorse che spesso concorrono, come accade in molte altre esperienze, anche a pagare lo stato sociale, a pagare il welfare, a pagare la sicurezza, a migliorare una strada. Il nostro moltiplicatore di investimento della maggior parte, purtroppo, delle politiche culturali in Italia nel Mezzogiorno è zero. Ad 1 euro utilizzato per politiche culturali corrispondono 0 euro di generazione di valore, mentre sappiamo che in realtà non dissimili da quell'italiano, non troppo dissimili da quell'italiano, producono il 300% del valore investito, in alcuni casi il 500%. Significa che per ogni euro messo su una politica culturale, in altri contesti, ripeto, non dissimili dal nostro, se ne producono altri 3, uno dei quali va a compensare l'investimento iniziale e quindi rende l'investimento una sorta di partita di giro, e questo alleggerisce le responsabilità delle amministrazioni che decidono di investire. Degli altri due, uno serve alla gestione, perché un altro dei grandi drammi è che spesso a politiche culturali, a politiche di attrattori culturali, a politiche o a pratiche di riqualificazione di aree, di infrastrutture, di paesaggi, di patrimonio culturale non corrisponda una gestione adeguata, per cui il tempo di vita di queste iniziative è davvero breve. Il terzo, e questo diventa secondo me l'elemento più importante della sfida, il terzo spesso serve a pagare quei costi sociali di una città, di una comunità, che in altri casi, in altri esempi, di solito viene attinto da politiche infrastrutturali, dall'edilizia, piuttosto che da un'industrializzazione non sempre adeguata ai luoghi. Allora, quando noi saremo in grado di attivare questo meccanismo, allora davvero le nostre sensibilità, le nostre intuizioni nei confronti delle politiche di sviluppo basate sulla cultura avranno completato il loro ciclo della responsabilità. La responsabilità verso il patrimonio culturale che stiamo riqualificando e valorizzando, ma anche la responsabilità verso la comunità che in qualche modo, soprattutto in un momento di grande crisi, chiede anche di non essere soltanto colta, educata e formata, ma chiede anche, per esempio, di essere immessa in un sistema di lavoro, un sistema di vecchie o di nuove sapienze e capacità produttive. E questa non è l'altra grande sfida, quello di unire oggi il settore delle politiche culturali, il settore della creatività, il settore della conservazione, della valorizzazione, del restauro, della fruizione dei beni culturali,
con quel nascente tumultuoso arcipelago dei nuovi makers, dei fab lab, dei coworking, delle startup innovative, ma persino dei guerriglia gardener che invadono con un'azione istantanea uno spazio inutilizzato che però poi magari diventa un orto urbano, magari diventa il complemento di un attrattore culturale e riesce a essere anche un generatore di comunità. C'è un interessantissimo dossier pubblicato all'inizio del 2014 dall'Economist che si intitola A Cambrian Moment, perché l'Economist intuisce, secondo me, con grande interesse, con grande fecondità, che quello che sta accadendo attorno al mondo delle start-up, soprattutto start-up digitali, ma non solo, è paragonabile a quello che è successo 580 milioni di anni fa, quando nel Cambriano il nostro pianeta, da un pianeta informe, ricoperto d'acqua e abitato da esseri monocellulari, improvvisamente, questo ci dicono gli studiosi, i geologi, improvvisamente, da questo magma indistinto cominciano a sorgere i primi esseri pluricellulari, i vertebrati. Nei fatti la vita come noi la conosciamo e il modo con cui siamo nasce con questa cosiddetta esplosione cambriana, di cui quasi non c'erano annunci nell'epoca precedente. A un certo punto è cambiato qualche cosa. È dall'emergere di tanti microorganismi più complessi di quelli precedenti e capaci di essere generatori di innovatività. L'Economist dice la stessa cosa, sembra che stia accadendo con queste emerge di start-up, di iniziative, di comunità attorno ad alcuni progetti di sviluppo, a patto che, come è accaduto nel Cambriano, tutto questo sia un grande generatore di innovazione, a parte che cominciano a relazionarsi fra di loro e non essere ognuno una monade isolata. Il campo delle politiche culturali credo che sia un campo capace di costruire aggregazione in questo arcipelago, evitando che anche quella dei Fab Lab possa essere una bolla. Abbiamo visto scoppiare troppe bolle e troppe elementi che sembravano fosse un cambio di paradigma, invece erano soltanto delle mode interessanti. Siccome gli effetti potenziali di queste iniziative dal basso, di questo arcipelago di comunità, gli smart citizen, le cittadinanze attive, hanno un potenziale generativo, perché sono elementi che si possono connettere fra di loro costruendo nuove reti e nuovi tessuti, enorme, a noi la responsabilità di alimentare questo, in alcuni casi di accompagnarli, in alcuni casi di studiarli, in alcuni casi di indicarlo come una buona pratica da estendere e da esportare. Le pratiche, come dicevo, non sono molte, però non sono nemmeno inesistenti e non sono nemmeno di piccolo cabotaggio nel meridione o in Italia. In particolare in Sicilia, quella che ritengo una delle pratiche più interessanti, perché sta producendo esempi, sta producendo risultati concreti, non soltanto nel campo culturale, ma poi nel dominio della rigenerazione urbana e il dominio sociale, è il Farm Cultural Park di Favara, un'iniziativa che è partita dall'intuizione di un collezionista di arte contemporanea, Andrea Bartoli, un mecenate che ha sempre avuto una grande attenzione e sensibilità nei confronti del finanziamento privato, perché ovviamente lo fa da privato, l'arte contemporanea, qualche anno fa ha avuto un'intuizione. Quello di farsi assegnare a sé e alla comunità di creativi che ruotava attorno alla sua associazione, all'associazione culturale, una serie di immobili degradati al centro storico di Favara, un piccolo centro in provincia di Agrigento, inutilizzati, nei confronti dei quali l'amministrazione non aveva nessuna possibilità di agire in nessun modo, né tantomeno i proprietari, se li è fatti assegnare, e ha costruito una sorta di villaggio dell'arte contemporanea, mettendo insieme creativi che vengono da tutto il mondo, mettendo insieme però anche albergatori, mettendo insieme ristoratori, mettendo insieme però anche artigiani, mettendo insieme persone che magari hanno immaginato di non soltanto di attivare residenze d'artista, ma anche nuove attività manifatturiere, nuove attività di produzione artistica, artigianale, ma di alta qualità.
Questa comunità negli anni è cresciuta, si è rafforzata, ha anche vinto premi, spesso è stata indicata come una best practice nel panorama internazionale e adesso in qualche modo sta provando a fare un salto di scala. Ha dimostrato alla comunità istituzionale, alla comunità sociale che si può fare così, che politiche di questa natura non sono soltanto politiche sovrastrutturali di decoro di un quartiere, ma sono modi con cui si può cambiare il modo di essere una città con problemi anche di reimmaginare il proprio sviluppo. Ha prodotto decoro in una parte del centro storico fortemente degradato, ha prodotto sicurezza, ha prodotto notorietà. Oggi gli stagisti che ruotano attorno al Farm Cultural Park vengono da tutte le parti del mondo e c'è ogni giorno domanda di far parte di questa comunità, che quindi diventa una comunità di rete lunga e non soltanto una comunità locale. Ma dicevo, il rilancio dell'iniziativa è che questa comunità, nata sull'arte contemporanea, nata su una politica culturale, oggi sia accreditata nei confronti dell'amministrazione come un soggetto attivo, capace di produrre risultati, tanto che ha chiesto, e credo ormai siano nelle fasi finali dell'accordo, di aver affidato il castello medievale di Favara. Un'altra realtà enorme, grande, fortemente degradata, finora era apparsa ingestibile da qualsiasi punto di vista, troppo complesso, troppo grande, non si sarebbero mai trovati i soldi per gestirla. Verrà affidata al Farm Cultural Park e diventerà in qualche modo l'ulteriore salto di scala, quindi non un intervento su un micro tessuto, un intervento a basso costo, ma un intervento che mobiliterà grandi risorse, che riuscirà a mobilitare risorse private, probabilmente intercetterà anche qualche risorsa della programmazione 2014-2020, ma soprattutto diventerà un modello per cui, attraverso una politica culturale, attraverso un arcipelago di soggetti quasi esclusivamente privati, si fanno carico dell'azione su un grande bene comune, un grande bene pubblico, quale un grande castello medievale di una città, concorrendo a risolvere un problema che sembrava irrisolubile, perché, diciamo, di scala troppo grande per un'amministrazione, dimostrando che lì dove alcuni elementi sembrano di scala troppo grandi per un'amministrazione, non lo sono per un reticolo, per un sistema di micro soggetti che però riescono a fare strutture e quindi avere un valore aggiunto molto più grande.